conto bancario. Ed è giusto quello che diceva chi ha avuto la battaglia per la salute, per la salvaguardia contro il compostaggio, la battaglia per l'ambiente non deve avere colori politici, non li deve neppure, perché non mi è simpatico Vendola, ma, e non è della parte politica Maria Pia, siamo dalla parte opposta, ma magari, forse, se negli ultimi 5-6 anni ci fosse stato Vendola, magari, lo conosco perfettamente, so che era attento a determinate problematiche, magari tutto questo scempio non ci sarebbe stato, perché io sono abituato a dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Poi è arrivato invece un PD tangentista che ha fatto di tutto e di più e meglio nell'espressione. Noi ci rincontreremo ancora una volta e una volta di più a San Severo, passi il fatto che io dovrò fare 400-500 km alla volta, li faccio con piacere per essere insieme con voi fra 10-15 giorni, perché dobbiamo mantenere accesa questa fiamma di speranza, questa fiammella della speranza che qualcosa possa cambiare. La scorsa volta eravamo in 20, oggi siamo in 22, la prossima volta ancora magari saremo in 24, poi in 30, poi in 50. Continuiamo a parlare a tutti, raccontiamo la nostra verità a tutti, e se è una verità condivisa dalla destra e dalla sinistra, se è una verità condivisa da grandi e piccini, se è una verità condivisa da sapienti e ignoranti, vuol dire che potrebbe essere filosoficamente e matematicamente una verità assoluta. Continuiamo a raccontarle le nostre verità, continuiamo la nostra battaglia quotidianamente, facciamo le nostre battaglie a partire da domani, richiediamo ancora una volta la piazza, richiediamo ancora una volta di poter gridare al vento, perché no, di gridare al vento le nostre verità. Io sono, anche se di destra, cara Maria Pia, un sognatore, un libero sognatore. Io penso che prima o poi il vento ci aiuterà a far arrivare la nostra voce ovunque. Così la prossima volta non potremo dire che risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Perché in quel vento sarà caduta anche il nostro urlo di speranza e la nostra voglia di cambiamento. Viva San Severo per bene, quel San Severo che è stato tante volte bistrattato. Viva San Severo che ha la speranza di cambiare. Viva San Severo che solo un anno fa è ricaduto ancora nella speranza di un finto cambiamento, perché chi si riproponeva come il nuovo che avanza, e invece era soltanto quel marciume inetto che non è degno neanche di andare nel compostaggio. Viva San Severo, e che torni a sventolare il tricolore e la bandiera azzurra. Viva voi che avete avuto il coraggio di venire in piazza. Viva ognuno di noi che ha la forza di rimanere in piedi.